Ciao a tutti amici di automobile.it, allora avete prenotato l'auto nuova? Come dite? Non ce ne sono? E costano troppo? Beh certo, non avete tutti i torti e allora sapete cosa dovete fare? Tuffatevi nel meraviglioso mondo delle auto usate, ma non prima di esservi iscritti al canale e acceso anche la campanellina. L'ho chiamato il meraviglioso mondo dell'usato, anche se è un po' come il bosco di Alice nel paese delle meraviglie, pieno di sorprese ma anche di qualche rischio. Per fortuna ci sono io, il vostro coniglio pazzo Matteo, che però vi dà buoni consigli e guarda caso comincio con l'usato elettrico. Anche se le elettriche che circolano in Italia sono pochine, circa 200.000, chi cerca un'auto usata devo dire che ha una buona possibilità di scelta fra le utilitarie, supercar e anche berline di famiglia. Mi sono fatto un giro su automobile.it e già qui ci sono centinaia di auto a batterie di seconda mano con prezzi che vanno dagli 8.000 euro a più di 100.000, quindi dalla Renault Zoe alla Porsche Taycan, quindi c'è proprio da divertirsi. Magari non la trovate proprio sotto casa, anzi a dirla tutta le elettriche costano un po' meno all'estero dove c'era più offerta, per esempio nei Paesi Bassi, ma restiamo fra di noi e vediamo a cosa prestare attenzione al momento della scelta. Prima di tutto sapete che se l'auto viene messa in vendita da un commerciante c'è la garanzia europea di almeno 12 mesi e oltretutto si possono richiedere delle certificazioni di qualità e di copertura aggiuntiva come Carfax, Decra o la certificazione dei chilometri Diogene. Beh sì, ne abbiamo parlato, quindi ragazzi andatevi a riprendere i video che abbiamo fatto qualche mese fa. E per tutta una serie di buoni motivi poi le auto elettriche sono molto più semplici di un'auto termica. Sapete che non c'è la frizione, il cambio, l'alternatore, l'iniezione, lo scarico e tutti quegli orpelli che sono necessari per bruciare il benzina o gasolio, giusto? Ecco, quindi non vi fate venire troppe ansie per questo, l'unica cosa alla quale stare veramente attenti è la batteria. In generale la garanzia su questa è di 8 anni o 160.000 km ed è diventato quasi uno standard per tutti, quindi se l'auto che vi interessa è dentro questi termini siete abbastanza a posto. Se qualcosa va storto il costruttore dovrà ripararla, ma non è detto che superata la garanzia legale l'elettrica diventi una mina vagante, anzi conosco auto elettriche che hanno 10 anni e altre con più di 200.000 km e ancora girano come delle trottole. Un esempio? Le prime Tesla Model S vendute in Italia nel 2013 che si comprano adesso da 33 a 36.000 euro. Eh sì, e poi quasi tutte le elettriche hanno anche la possibilità all'interno del loro software tribordo o attraverso un esame in officina o anche con applicazioni di terze parti di controllare la capacità residua delle batterie, perché con il tempo e con tanti cicli di carica e scarica è ovvio la capacità di immagazzinare l'energia scende un pochino. Non c'è una regola fissa, ma vi posso dire che finché la percentuale residua non va sotto l'80%, non c'è da angosciarsi. L'importante è che non ci siano spie d'allarme accese, ok? Tra l'altro lo dico per chi ancora non ha capito bene che fine fanno le batterie esaurite. Un pacco di accumulatori per auto, anche quando arriva al 50%, è ancora un ottimo sistema di accumulo magari per il fotovoltaico, quindi non conviene mai buttarlo via, ma semmai è meglio reimpiegarlo in una seconda vita e può durare ancora molti, ma molti molti anni. Oggi poi ci sono officine che si sono specializzate nella sostituzione delle singole celle esauste, quindi in molti casi una batteria può essere, come dire, rigenerata, quindi rimessa a nuovo. Ok, abbiamo smarcato la questione della batteria, ma per tutto il resto, beh, non c'è molto da dire, in effetti gomme, freni, carrozzeria, interni, accessori, in realtà per controllare tutte queste cose basta un'occhiata. E come check finale, giusto per sicurezza, chiedete a chi vende di darvi anche i cavi e gli adattatori per la ricarica. E questo è tutto. Ah no, mi sono dimenticato delle auto normali, non possiamo lasciarle abbandonate nei cortili. Vediamo appunto come approcciarci serenamente anche con loro. Sarò breve. La meccanica è molto più complessa e non è facile capire al primo colpo se ci sono o ci saranno presto dei problemini. Il mio consiglio quindi è più che mai quello di avere una garanzia di copertura per almeno un anno, evitando come la peste le formule tipo vista è piaciuta o come è esposta è così e simili. Troppo rischioso a parer mio, specie se l'auto in questione è molto complessa meccanicamente, come magari una 4x4 col cambio automatico e le sospensioni pneumatiche. Insomma, la nostra solita Range Rover corrovio alla melanzana. Vabbè, se non avete capito la citazione, l'ho detto in qualche video fa. Beh. Poi altra cosa da controllare sono i tagliandi di manutenzione, perché sulle diesel e benzina sono veramente fondamentali, ragazzi. È vero che oggi possono fare chilometraggi anche sopra i 250.000 senza problemi, ma la manutenzione è veramente importante. Costa anche molto, lo so, ed è anche per questo che mi piacciono di più le auto elettriche, perché generalmente i tagliandi o non ci sono o comunque costano molto meno. Cambio olio e filtri devono essere regolari e passati 120.000 km bisogna assolutamente sapere se è stata cambiata la
cinghia di distribuzione per i motori che ce l'hanno. Non fidatevi di uno scarabocchio fatto sul carter dal meccanico, chiedete la fattura per due ragioni, ragazzi. Uno, cambiarla costa parecchio e quindi ci va un bello sconto se non fosse a posto. E due, se si rompe sono guai veramente grossi, molto molto grossi. Poi ovviamente, dando per scontato che sull'auto che vi piace ci farete magari un giro di prova, state allerta per il funzionamento della frizione, del cambio, rumori, vibrazioni dello sterzo, spie accese o basse prestazioni. E prima di provare, fatevi un giro sui forum degli appassionati di quel modello specifico, cercando la parola difetti frequenti. Sono il posto ideale per sapere cosa e dove cercare. Ma come sono andato lungo? Vabbè, tagliamo a corto. In Italia le auto usate che cambiano proprietario sono quasi 2 milioni ogni anno, quindi credo che questi consigli vi saranno utili. Dai, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto.